lasciatemi cantare con un cannone in mano. Lasciatemi cantare. Sono un ameciano. Benvenuti a tutti, popoli della Mac. Eccoci qua con la recensione del capitolo 93 Dragon Ball Super, che arriva un po' in ritardo perché, vabbè, ho avuto i cazzi miei questi giorni e sono riuscito a registrarla soltanto oggi. Capitolo 93 che continua la saga di Dragon Ball Super Super Hero riproposta in versione manga. Anche qua non ci sono grosse differenze, ma c'è un maggiore approfondimento, un po' come mi aspettavo da questa saga in versione manga. Vengono spiegate più cose, ci sono più curiosità. E quindi niente, adesso andiamo come sempre a riassumerci un po' il capitolo, a fare due considerazioni, a vedere appunto anche quali sono le differenze fra il film e il manga. Scusate raga, il bordello che c'è intorno a me. Alcuni mi hanno commentato dicendo: dovresti mettere in ordine in camera vostra. Vi dico: avete ragione, c'ho l'armadio rotto. E come terza cosa, fatevi i cazzi vostri. Ci eravamo lasciati con Goku che si stava sfidando sul pianeta di Beerus in allenamento con Broly. Viene leggermente riassunto il film di Broly, che vi ricordo non esiste in versione manga, è stata skippata la saga così come quella di Golden Freezer. Niente, ci dice un po' tutto di Broly che è stato reclutato da Freezer, poi i due si menano, Broly è impazzito e Gogeta l'ha sconfitto. La differenza qua che vediamo, come nel film, è che c'è Goku Blu che riesce a mettere sotto la versione, diciamo, Saiyan Osaru, come l'abbiamo chiamata, comunque quella versione con i capelli neri pompata di Broly. Poi c'è Freezer che attacca Paragas e sembra che Broly qua non abbia la forma Super Saiyan, ma passi direttamente alla forma Super Saiyan leggendario. Mentre nel film in realtà Broly, dopo aver assistito alla morte del padre, diventava prima Super Saiyan, poi Gogeta arrivava e durante lo scontro con Gogeta diventava Super Saiyan leggendario, mentre qua vediamo che contro Goku e Vegeta, prima di fondersi, Broly è già leggendario. È una differenza non sostanziale, però niente. Comunque c'è Broly che contro Goku sta iniziando a trasformarsi. Goku dice: no fra, vai tranqui che qua impazzisci, tiri giù tutto. E lo scontro finisce qua. Quindi niente ultra istinto contro Broly. Abbiamo poi Vegeta che medita. E c'è un discorso interessante sul fatto che Vegeta dice che ormai lui e Goku sono arrivati praticamente alla perfezione fisica e che devono concentrarsi più che sull'allenare di più il loro corpo, su come utilizzano la loro energia, ovvero sul modo di concentrare la loro potenza e usarla al meglio. E quindi in pratica, per usare il 100% della loro energia, devono imparare a trovare le loro emozioni. Mentre c'è Goku che sembra il solito coglione in Super, che dice: ma come, dobbiamo solo allenare di più il nostro corpo e dovrebbe andare bene. No, non era così Goku nel vecchio Dragon Ball, ma neanche in Super in realtà, perché l'ultra istinto appunto lo riesce a usarlo, perché riesce ad azzerare le sue emozioni cazzivali. Perché in questo capitolo me lo fanno scemo, che dice: no, ma basta aumentare i pesi. E no, vabbè. C'è poi Whis che propone ai tre di fare uno scontro di allenamento, ma Goku dice che Broly non è ancora pronto perché non si sa controllare. E da Beerus che si sveglia e chiede che cazzo ci faccia lì Broly, capiamo che Broly è stato portato lì durante appunto questa saga, perché visto che adesso c'è Black Freezer a piede libero, insomma, Broly era in pericolo sul pianeta Vampa e quindi è stato riportato lì da Beerus anche per proteggerlo. E poi c'è la scena, forse una delle scene che mi aveva fatto più divertire del film, in cui, vabbè, c'è Beerus che si innamora di Chilai, se non sbaglio si chiama, la tipa verde. Vabbè, a me fa sorridere sta cosa, perché a me non è la classica simpatica di Maestro Muten che spuzza sangue dal naso, ma sembra quasi dolce Beerus, perché fa un po' il sim con la tipa, vabbè, ci sta secondo me come gag. Comunque, nei film di Broly, perché si ricordasse, nella scena post-credit vedevamo che Vegeta vinceva contro Goku, e molti hanno detto: ah, allora l'ultra ego è più forte dell'ultra istinto, perché entrambi hanno queste informazioni. In realtà Whis dice a Goku e Vegeta: per questo scontro non usare né Kamehameha né tecniche speciali e di non trasformarsi. Quindi uno scontro tra i due in forma base. Non so se anche nella saga manga vincerà Vegeta, ma diciamo che si sono un po' parati il culo con queste limitazioni, perché non sappiamo ancora quale delle due forme sia più forte.
Nel frattempo torniamo sulla Terra, dove c'è Piccolo che si vuole far potenziare da Dende, ma Dende gli dice che per risvegliare i poteri come l'anziano saggio deve essere completamente adulto, e gli suggerisce di usare il Dargo Sharon che è stato potenziato per ottenere questo power up. Nel frattempo ancora Goku e Vegeta iniziano a menarsi, insomma c'è qualche pagina di scontro così, un po' alla cazzo, un po' uno scontro vecchio stile, e c'è di nuovo Beerus che per fare il simp va a prendere il gelato per la tipa per cui ha iniziato a sottonare e la protegge dagli schizzi causati dallo scontro di Goku e Vegeta a doppio senso. E poi no raga, purtroppo io speravo che la nuova forma Oran di Piccolo fosse un po' più giustificata nella versione del manga, che mi era stato sul cazzo nel film, che Shenron diceva ti faccio un regalo in più e le ha regalato sta forma sgravata. Invece no, è rimasto uguale, semplicemente Piccolo chiede di svegliare i suoi poteri e Sherlock gli dice ho fatto un piccolo extra, ti ho fatto un regalino, cioè po' una cazzata, non mi piace il modo in cui si pila sto povera, ma l'ho già detto in una recensione film, quindi boh, Bulma manda puttane gli ultimi due desideri e poi i due dicono cazzo potevamo chiamare Goku e Vegeta, vabbè come nel film, sono dei rimastoni, la differenza è che qua c'è Trunks che assiste alla scena e dice a Goten di venire da lui per partecipare anche loro, insomma un piccolo approfondimento. Poi abbiamo la scena in cui il Red Ribbon vuole eliminare Gohan, visto che Goku e Vegeta non sono stati trovati, e per farlo vogliono rapire la piccola Pan, e niente, Piccolo si offre volontario e il capitolo finisce con loro che vanno a rapire Pan, e sappiamo come va a continuare. Allora, che dire, un capitolo carino, tutto sommato. Mi sono piaciute le piccole aggiunte che vanno un po' ad approfondire il perché Broly si trovi là e soprattutto il discorso di Vegeta sull'imparare a controllare i suoi poteri e tutto quanto. Sembrerebbe che Vegeta in questo momento di Dragon Ball Super abbia molto più di Goku le idee chiare su come evolvere il suo potere, quindi chissà. No, non lo dico, raga, mi mandate a fanculo. Però lo dico comunque che magari nella prossima saga sarà lui il protagonista e sconfiggerà lui il villain di turno. E sì, non sappiamo neanche quale sarà la prossima saga, ma lo dico già, tanto prima o poi ci azzeccherò, prima o poi succederà Cristo. Vabbè. Il resto nulla di particolare, insomma, molto simile alla versione cinematografica, un capitolo abbastanza di transizione, però dai, speriamo che ci sappia regalare qualche bella mazzata. Mi rimango curioso di vedere Beast Gohan anche nella versione manga e anche di vedere se lo scontro fra Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus, che diciamo nel film si vedeva solo a tratti, in questa versione manga verrà approfondito un po' e magari darà il via anche a un processo di trasformazione per Broly, visto che sta assistendo alla battaglia, magari seguendo le mosse dei suoi sensei Saiyan potrebbe imparare a usare i suoi poteri e unirsi ai guerrieri Z. Sarebbe veramente figa come cosa. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, date un'occhiata a tutti i social in descrizione, non perdetevi il martedì e il venerdì alle 2 i nuovi episodi del torneo dei villain che trovate nella sezione shorts del canale. Io vi do appuntamento o qua su questo canale o in live su Jack17 e niente, alla prossima ragazzi.